nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa una responsabilità, un obbligo morale, una responsabilità civile. C'è bisogno di parlare di pace. Per parlare di pace a me è stato chiesto di parlare questa mattina di democrazia, perché la democrazia o è partecipazione o non è democrazia. E noi abbiamo delle democrazie molto pallide nel mondo, o abbiamo addirittura delle realtà in cui dove non c'è la democrazia, è lì che fomentano le ingiustizie, le povertà, la violenza, la sopraffazione, è lì che nascono la follia dei conflitti e delle guerre. 59 guerre sulla faccia del pianeta, allora dobbiamo unire di più tutte le nostre forze, siamo qui anche per questo, per parlare di pace, per essere anche noi costruttori di pace, seminatori di questa dignità e di questa speranza, che ci chiama in gioco tutti ad assumerci di più la nostra parte di responsabilità, che comincia poi dalle piccole cose. Tu sei sempre stato qui nelle arene anche negli anni passati? Sì, le abbiamo sempre vissute con forza e con intensità. Non posso dimenticare parole di David Orold, di Tonino Bello, di Ernesto Balducci, tanti anni fa. E poi altri momenti. E allora c'è una sofferenza dentro, perché siamo ancora qui a parlare di pace. Perché vuol dire che nonostante tutto, nonostante l'impegno di tanti, i sacrifici di tante persone, c'è tanti conflitti, tante guerre. E non dimentichiamo che la follia delle guerre, no, le guerre sono errore, ma anche orrore. C'è ancora bisogno di impieghi costruttori di pace? Sì, di più. Dobbiamo non fermarci, anche se siamo consapevoli di essere piccoli, fragili, i nostri numeri sono veramente piccoli rispetto a quello che sarebbe necessario, però anche un piccolo granello di sabbia può frenare l'ingranaggio violento della guerra e dei conflitti. Perché tutte queste armi? Perché tutte queste guerre? Perché? Poteri forti, giochi, interessi, alta finanza, ricchi sulla faccia della terra. E le fabbriche delle armi sono quelle che hanno guadagnato, quei potenti signori hanno guadagnato, ma quei signori non sono soli, perché sono sponsorizzati da una politica mondiale che viaggia nella direzione opposta, che fa delle affermazioni sulla dignità, la libertà, i diritti delle persone, e in realtà con le scelte che fa calpesta la libertà e la dignità della gente. Qual è il potere che avrebbe ogni cristiano? Cosa può fare? Ogni cristiano deve saldare veramente la terra con il cielo. Non basta dare tanti baci alla Madonna, a tutti i santi, fargli un'offressione davanti a Gesù Cristo, lui si è stancato un po' di questo. Dobbiamo impegnarci anche per costruire delle condizioni di giustizia, di dignità e di libertà qui sulla terra, saldare la terra con il cielo. Allora solo così, la nostra dimensione più spirituale, la preghiera, il silenzio diventano veramente necessari, ma anche una forza. Il centro per l'impiego nuovo, rinnovato in base al piano di potenziamento, centri per l'impiego in Calabria con nuovo personale, abbiamo assunto 500 persone, giovani capaci, competenti, qualificati, che insieme a chi già lavorava nel centro per l'impiego stanno portando avanti questo progetto importante, trasformando il centro per l'impiego effettivamente nel sito giusto per le politiche attive del lavoro. Un riferimento per i giovani, per le famiglie, per i disoccupati, per chi cerca lavoro, con importanti progetti. Il Job Day for School è un progetto importante nato attraverso proprio da un centro per l'impiego, il centro per l'impiego di Reggio Calabria. Il dottore Colosimo, il direttore, ha avuto questa intuizione, è un progetto che va nelle scuole. Abbiamo i giovani diplomandi verso il lavoro, appunto con l'incrocio domanda-offerta. Avete visto oggi ci sono diverse aziende che incontrano i ragazzi, che gli fanno un colloquio di lavoro, e i nostri centri per l'impiego insieme a ANPAL Servizi, l'agenzia del Ministero, oggi Sviluppo Lavoro Italia, hanno creato dei laboratori, hanno preparato i giovani a come si avvia verso il mondo di una professione, verso il lavoro, quello che serve dal curriculum a tutte le caratteristiche. Un progetto importante che ha visto appunto al centro i giovani, la scuola, il centro per l'impiego e le aziende, le associazioni di categoria, tutti quanti hanno compreso l'importanza di un progetto del genere. Il nostro obiettivo qual è? Quello di evitare questa emorragia di giovani e di persone che vanno via dalla Calabria. Comprendiamo che c'è chi prosegue il percorso universitario, c'è chi lo fa in Calabria, chi lo fa fuori da Calabria, però la verità è che spesso le persone vanno via perché non si trova un lavoro vero, un lavoro di qualità,
Quando parlo di lavoro qualità intendo un lavoro retribuito nel modo giusto, una giusta busta paga, un contratto in base ai contratti collettivi nazionali del lavoro. Noi vorremmo trasformare la Calabria in una regione dove il lavoro c'è e sappiamo che c'è, ma c'è questo appunto lavoro, lavoro vero. E quindi c'è un'azione importante che viene fatta dal Dipartimento Lavoro attraverso il tavolo per il lavoro, attraverso la nuova legge sulle politiche attive del lavoro che abbiamo approvato lo scorso giugno. Abbiamo importanti risorse sulle tante misure che vanno dal progetto ROL, che è un progetto di orientamento e formazione fatto con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha una dote finanziaria importante di quasi 300 milioni di euro. Vogliamo spendere queste risorse nel modo giusto, vogliamo appunto creare un futuro per i nostri giovani calabresi e farli rimanere in Calabria. Sta diventando un riferimento importante, quello che avrebbe dovuto essere in passato e non lo è stato. Non si riconosceva al centro per l'impiego quel ruolo, il giusto ruolo. Oggi, con un processo anche culturale che abbiamo avviato attraverso un grande impegno dei nostri funzionari e dirigenti, attraverso il giusto utilizzo delle risorse abbiamo migliorato i centri per l'impiego, dicevo, con un'iniezione di risorse umane, con un'iniezione di tecnologia. Assolutamente sì, non solo, avremo le nuove sedi entro un anno e mezzo di tutti i centri per l'impiego, delle 14 sedi dei centri per l'impiego più le sedi distaccate. Diciamo, il lavoro è fondamentale, ma come lo vedete il lavoro è nell'agenda politica di tutti i partiti politici nazionali, indipendentemente se è maggioranza o opposizione. C'è chi parla di incentivi, chi parla di salario minimo, quindi si capisce l'importanza, c'è chi aveva fatto il reddito di cittadinanza. Noi dobbiamo creare le condizioni per il lavoro. Il centro per l'impiego, il mio settore, dipende dal Dipartimento Lavoro e la delega è affidata all'assessore Giovanni Calabrese. Il centro per l'impiego comprende i CP di Gioia Tauro, di Reggio Calabria e di Locri, relative sedi locali. Questo è un progetto che è stato sperimentato l'anno scorso a Reggio Calabria, è un progetto partenariale che vede impegnati tutti gli attori principali del mercato del lavoro, che sono Confindustria, consulenti del lavoro e Camere di Commercio di Reggio Calabria. Abbiamo anche il supporto di Sviluppo Italia, già Ampal Servizi, e la regia di questo progetto è affidata ai centri per l'impiego. I destinatari di questo progetto sono i giovani delle quinte classi, cioè i giovani in uscita, quelli che sono interessati alla cosiddetta transizione istruzione-lavoro. Quindi è un progetto proprio pensato per i giovani e per favorire questa fase cruciale della vita di ogni giovane che si va ad approcciare con il mondo del lavoro. Il progetto si compone di alcune fasi. La prima fase è una fase che è già stata svolta nelle aule, è una fase di orientamento. Sono state fatte delle aule di orientamento con tutti i partner del progetto. Dopo questa fase di orientamento c'è stata la presa in carico presso gli uffici del lavoro, presso i centri per l'impiego. Con la presa in carico abbiamo creato un profilo e un curriculum socio-professionale di ogni giovane. Dopodiché il progetto è indirizzato anche alle aziende, perché abbiamo fatto una rilevazione dei fabbisogni lavorativi delle aziende a livello territoriale. Da questa rilevazione dei fabbisogni sono state create delle vacanze. Questo progetto culmina oggi in questo evento, dove i giovani saranno impegnati in un reale colloquio di lavoro con tutte le aziende che hanno aderito al progetto. Quindi ci potranno essere degli sviluppi sia lavorativi sia tirocini all'esito dei colloqui, ma in ogni caso abbiamo dato l'opportunità al giovane di conoscere il mondo del lavoro e di sostenere un reale colloquio con le aziende. Noi siamo questa mattina qui presente perché come ente scuola pensiamo che questa è la strada da percorrere per poter
alleviare un po' il problema della disoccupazione e la ricerca del lavoro nel nostro territorio. Abbiamo in tal senso fatto diverse esperienze nella Locride, perché io tengo tantissimo alla Locride, con gli Open Day di Enel nelle scuole, prevalentemente Istituto Tecnico Industriale di Roccella Ionica e il professionale di Locri, dove abbiamo individuato ormai in 3 anni, credo, una 20ina di ragazzi poi formati e avviati al mondo del lavoro per la realizzazione della transizione energetica in Italia. La stanchezza ormai è un tema che praticamente mi trovo a trattare veramente molto spesso, non soltanto perché mi sento stanca io, ma perché siamo tutti un pochino stanchi per vari motivi, inutili che li elenco, però voglio andare al dunque su un minerale che potrebbe essere di grande aiuto, che è il ferro. Il ferro, lo sappiamo, lo troviamo molto spesso, lo troviamo nelle proteine, lo troviamo nella carne, ma a volte si fanno degli errori alimentari che impediscono il corretto assorbimento del ferro. Mentre ad esempio è una buona regola quella, quando si mangia una fetta di carne, di abbinare un pochino di limone. Avrete notato che nei ristoranti molto spesso, quando portano una bistecca, c'è sempre una fetta di limone accanto. E buona regola ad esempio è quella di bere durante i pasti dell'acqua arricchita con un po' di limone. Perché? Perché aiuta l'assorbimento del ferro. Invece, degli errori che vanno evitati è quello di mangiare, quando ad esempio si mangia una proteina ricca di ferro, di metterci accanto per esempio del cioccolato, del tè, dei latticini. Perché? Perché impediscono il corretto assorbimento del ferro. Sono errori a volte veramente che uno non ci pensa assolutamente, eppure è molto molto importante. Quindi ad esempio, ecco, i latticini, il cioccolato, il tè andrebbero sempre consumati lontano dai pasti. È un errore prenderli immediatamente durante il pasto. Un altro consiglio che voglio dare per agevolare, diciamo, l'assorbimento del ferro, che è così importante per combattere la stanchezza, è un legume veramente accessibile a tutti, perché tra l'altro è quello che crea meno problemi di gonfiore addominale, che sono le lenticchie. Le lenticchie sono un legume veramente, addirittura pensate che si potrebbe immaginare di utilizzarli, non dico tutti i giorni, ma praticamente quasi tutti i giorni, come una sorta di completamento del pasto. Perché? Perché aggiungiamo quella quota di ferro che è così importante per combattere la stanchezza. Perché il ferro aiuta a combattere la stanchezza? Perché è il grande alleato dell'emoglobina. Noi sappiamo che quando abbiamo un livello di emoglobina nel sangue elevato, automaticamente abbiamo più energia. Quindi ecco che a volte banali errori possono impedire l'assorbimento del ferro. E invece alcuni alimenti, come appunto ricordavo quello delle lenticchie, è un modo per dare aiuto all'organismo, tra l'altro non dando nessun tipo di fastidio dal punto di vista del gonfiore addominale. Del tempo ordinario, ricominciamo appunto le letture consecutive del tempo ordinario con la 10ª domenica. Ci viene proposto il brano del Vangelo dove Gesù inizia la sua missione e da subito capiamo che la sua famiglia sembra non accompagnare, sembra non condividere la sua scelta, non sembra non appoggiarlo nella sua missione.
tant'è che vanno in cerca di lui, lo vogliono recuperare, lo vogliono far rientrare un po', forse a volte come succede alle nostre famiglie quando i nostri figli scappano o fanno scelte diverse dalle nostre, vogliono farlo rientrare negli schemi tradizionali. Allo stesso tempo Gesù si trova con uno scontro con gli scribi e anche loro pensano che Gesù sia posseduto da un demonio, da Belzebul, e lui stesso smaschera la loro ipocrisia. E che cosa dedurre da questo brano? Almeno due cose. La prima è che appunto Gesù, non capito dai suoi familiari, ci restituisce una famiglia più grande. Ci restituisce una famiglia allargata, girando lo sguardo su quelli che ha intorno, dice: ecco chi sono i miei fratelli, ecco chi è mia madre. Per questo allora anche noi possiamo davvero cominciare ad ampliare il nostro orizzonte, il nostro sguardo e sentire a quale famiglia apparteniamo, quale umanità il Signore ci ha reso fratelli e sorelle. E quindi questo è il primo grazie che possiamo dire in questa domenica. Il secondo grazie è proprio a rispetto del Vangelo e di quella domanda un po' strana dove Gesù dice: tutti i peccati saranno perdonati tranne il peccato contro lo Spirito Santo. Non è facile rispondere che cos'è questo peccato contro lo Spirito Santo, ma dal dialogo che si instaura con gli scribi si può capire che forse questo peccato è proprio il peccato di chi chiama il male bene e il bene male, di chi quindi inganna, di chi travisa, di chi lavora per la divisione piuttosto che per l'unità. Ecco, allora chiediamoci anche noi in questa domenica: per chi sto lavorando? Chi è la mia famiglia? Chi sono i miei fratelli, le mie sorelle? Chi è mia madre nella comunità dove opero?